Il mondo edile è ritenuto prevalentemente maschile, ma oggi sempre più donne intraprendono questa strada. Dalle molteplici specializzazioni tecniche su diversi temi che vanno dall'ambiente alle tecnologie, molte libere professioniste portano la propria esperienza nella scuola professionale tramite l'insegnamento. In occasione della Festa della Donna vogliamo omaggiare i profili professionali femminili dell'edilizia attraverso le voci e i contributi salienti che abbiamo raccolto nel corso delle nostre trasmissioni. Le donne ancora sono in numero minore rispetto agli uomini e tra gli ingegneri, però stanno aumentando. Mediamente adesso a livello nazionale abbiamo una media di iscritti donne di circa il 20%, le nuove laureate sono in aumento, sono attorno al 30% dei laureati in ingegneria e in alcuni settori arriviamo anche a punte del 70%, quindi le donne hanno conquistato anche questo settore. L'edilizia ultimamente è cambiata molto e questo, diciamo, quella crisi che ha investito il mercato dell'edilizia ha avuto delle ripercussioni non trascurabili ovviamente anche sulla figura dell'ingegnere. Quello che notiamo è che le difficoltà principali sono quelle dei giovani che devono inserirsi nel mondo del lavoro, ma a questa difficoltà che c'è un po' sempre stata negli ultimi anni con la crisi si è aggiunta anche la difficoltà di chi viene espulso dal mondo del lavoro e che deve trovare una nuova collocazione e soprattutto lavorare anche molto nell'innovazione, perché l'ingegneria chiaramente può trovare le sue soluzioni dell'innovazione oggi in tutti i campi, dal BIM all'industria 4.0, sono richieste professionalità degli ingegneri di elevata specializzazione, quindi in questo noi possiamo lavorare. L'istituto professionale edile quindi si avvale anche di liberi professionisti esterni alla scuola, un valore aggiunto quindi anche per stare in contatto con questi ragazzi. Il valore aggiunto di questa scuola sia non solo che loro lavorano e imparano effettivamente praticamente il nostro lavoro cimentandosi con i mattoni, la sabbia, il cemento eccetera, poi hanno la possibilità di confrontarsi con persone come me che vivono da sempre, che hanno fatto il loro ruolo e la loro esperienza proprio vivendo nei cantieri. E quindi sono in grado di trasmettere, di parlare con loro di quelle che sono le problematiche, le figure, i ruoli e quindi vivendo proprio a contatto di chi sa che cosa questo mestiere vuol dire. Questo ruolo di maestro che cerca non solo poi di insegnare la professionalità ma anche passargli l'entusiasmo, l'amore per le cose che fanno, che io amo tantissimo perché il mio mestiere lo faccio con tanta passione, credo che sia un fatto importante, cioè un elemento proprio del maestro, non soltanto del professionista che insegna, ma un passaggio da maestro a discepolo, insomma, questa è la cosa più bella di tutti, quella che a me dà più soddisfazione di tutti. Quest'anno abbiamo due classi con tantissimi ragazzi stranieri, quindi per noi è un'esperienza abbastanza nuova, anche se l'edilizia è abituata a avere ragazzi stranieri nel settore. Ci sono difficoltà nuove che affrontiamo però con gioia perché è sempre una sfida lavorare con i ragazzi ed è una cosa molto molto bella. Cerchiamo di invogliare i ragazzi a ritornare a studiare anche l'italiano e a capire l'importanza che ha nel mondo del lavoro, però in modo molto molto più divertente e, come dire, meno tradizionale. Siamo presenti sul mondo del web in più forme, per cui abbiamo una pagina Facebook, Istituto Professionale Edile, abbiamo una pagina LinkedIn, sempre con lo stesso nome, abbiamo una pagina su Google+, che è il social di Google, ormai insomma piuttosto noto, e sul nostro sito internet ovviamente ci sono tutte le informazioni sempre aggiornatissime. Dico ai ragazzi sempre che occorre avere un po' una scintilla, se nelle visite che facciamo loro percepiscono qualcosa, allora forse questo è un settore giusto che si può veramente molto amare. Il lavoro negli anni è cambiato perché le classi sono, diciamo, più a maggioranza di stranieri, quindi all'inizio il lavoro che faccio, soprattutto in orientamento, è quello proprio di orientarsi all'interno sia della struttura scolastica, tra virgolette, ma anche a stare insieme ad altri ragazzi e di condividere anche le proprie storie, le storie di migrazione, le storie anche di scuola che hanno fatto in altri paesi molto diversi dai nostri. Lo spirito di gruppo è molto importante proprio perché nell'edilizia poi in laboratorio lo praticano, perché spesso lavorano non singolarmente a un manufatto ma insieme. E quindi un po' il fidarsi dell'altro, il fidarsi di un altro che a volte è diverso per esperienze di vita molto diverse al di là del colore della pelle.
E quindi questa è una parte molto importante, anche abbastanza faticosa, per il fatto che la lingua non è condivisa all'inizio. E quindi c'è un lavoro di tantissima, tantissima pazienza. In questo mondo in cambiamento, dove comunque l'intercultura, la presenza degli stranieri è una caratteristica che sarà sempre più costante, e anche noi insomma ci stiamo un po' aggiornando e siamo al passo coi tempi, quindi sicuramente da un lato la didattica, perché questi ragazzi comunque hanno l'esigenza di entrare nel mondo del lavoro in Italia con delle basi, quindi con delle nozioni di italiano, devono sapersi far capire, devono capire quello che viene loro chiesto. Dall'altro lato c'è anche tutta la fetta che riguarda l'accoglienza di questi ragazzi, catapultati in un mondo totalmente diverso da loro, dove ci sono nuove regole, c'è una nuova lingua, c'è una nuova cultura, ci sono nuovi usi e costumi che loro devono imparare. Bisogna accompagnarli, vanno affiancati in questo lavoro, ed è un lavoro che si fa insieme. E questo murales che vedete qua è stato fatto assieme a un gruppo di ragazzi del corso biennale per la qualifica di operatore edile FP. Questo murales qua, c'era l'idea di decorare la loro classe e allo stesso tempo di insegnargli qualcosa delle tecniche di decorazione pittorica, come la insegniamo nei corsi serali per adulti, soltanto che le tecniche di per sé sono tecniche classiche della decorazione storica. Qua invece abbiamo cercato di usare queste stesse tecniche in una chiave più giovane, stile graffiti. Questo qua crea un effetto tridimensionale di muro, però è tutto dipinto. La prima cosa che abbiamo fatto assieme è fare tutta la superficie, tutto quello che adesso è a muro, è stato dipinto con un fondo grigio. Sopra il fondo grigio si sono creati vari motivi decorativi, quindi senza ancora le righe, le fughe dei singoli mattoni, soltanto il cuore, il casco dell'Ipple, l'occhio, eccetera, eccetera, eccetera. Ricalcato, poi colorato con i pennelli a mano, e poi successivamente sopra si crea il disegno del singolo mattone con la fuga colorata in grigio, e poi, molto importante per la resa finale, gli effetti di ombra e di luce. Sono qui con due ragazze che hanno frequentato o lavorano per questa scuola. Martina Gallo in particolare è stata una delle poche allieve femmine dell'istituto edile nella qualifica per operatore edile alle strutture per giovani dai 15 ai 18 anni. Come mai hai scelto un percorso che di solito è scelto dai maschi? Ho scelto questo percorso perché in famiglia sono tutti muratori, e quindi è una cosa che mi ha sempre appassionata anche da piccola. Dopo questa esperienza ho deciso di continuare e quindi di continuare gli studi, e quindi ho deciso di fare il geometra. Ho avuto diverse esperienze nel campo dell'edilizia, come restauro, ma anche proprio il muratore. A me piacerebbe anche andare nel campo del restauro. Tu qua dentro ti sei sentita diversa in quanto femmina oppure no? No, diversa no. Magari dai miei compagni di classe ogni tanto non mi facevano fare certe cose, però io comunque le facevo lo stesso e non mi tiravo indietro. Facciamo qualche domanda invece a una ragazza che è qui con noi in servizio civile per un anno, quindi lavora nella qualifica di operatore edile alle strutture insieme al nostro staff. Cosa pensi di una donna come te in edilizia? Ci può essere una vicinanza, perché non è facile, perché vedendo dall'inizio è qualcosa dei maschi, ma dobbiamo prima rispettare anche quelle che sono più piccole di noi per avere un dialogo più facile. Dobbiamo rispettare gli altri, così gli altri possono rispettare noi.
La mia giornata tipo all'interno del settore delle costruzioni è sicuramente quello di essere molto vicina ai lavoratori, soprattutto quelli che si occupano di cantieristica. Durante le pause pranzo, ecco, quando è possibile entrare in cantiere, assistiamo i lavoratori, li ascoltiamo, prendiamo su i documenti e svolgiamo per loro all'interno del sindacato le pratiche di cui hanno bisogno. L'esperienza, insomma, bolognese, tutta al femminile, che ha vantato insomma negli anni questa tradizione, si riflette però pochissimo nelle altre realtà d'Italia, proprio perché la donna è più relegata in questo ambito, quindi nel nostro settore, a ricoprire degli incarichi in ambiti amministrativi. Quindi le sindacaliste donne sono oggi all'interno del nostro settore delle costruzioni davvero poche. Le differenze che sicuramente ci sono tra uomini e donne in un contesto così prettamente maschile possono dare un contributo maggiore e quindi possono diventare davvero una forza. L'anno che si è appena concluso, il 2017, sul quale diciamo a livello regionale ancora abbiamo pochi dati, però lascia intravedere effettivamente uno spiraglio di possibile uscita da questa situazione così difficile. Ecco, un progetto come Trans to Work, che l'IPLA ha messo in piedi, appunto un progetto internazionale a livello europeo, aiuta in questo senso? Io penso e spero di sì, nel senso che si focalizza proprio sulla formazione, che è sicuramente una delle leve, forse quasi l'unica e la più importante, proprio per intervenire su questo mercato del lavoro così colpito, soprattutto quello proprio dell'edilizia. È necessario intervenire da diversi punti di vista, anche a livello economico, diciamo a un livello macro sostanzialmente, anche soprattutto per rilanciare gli investimenti in senso più ampio, perché naturalmente tutti i settori sono tra i collegati, per cui anche perché il settore delle costruzioni riparta bene, è necessario che tutta l'economia riparta bene. La cosa più importante è sposare la filosofia della circolarità, dell'economia circolare, e quindi far sì che un prodotto non sia trattato come un rifiuto, ma come rimetterlo nel processo produttivo, ridare vita diciamo a un materiale. In questo caso il rifiuto non è più un problema, ma è un'opportunità. Ci sono dei materiali che sono ancora più prestanti in seconda vita perché hanno una destinazione differente e quindi diciamo, le caratteristiche mantengono le stesse caratteristiche. Promuovo sempre il caso delle piastrelle, no? della polvere di marmo, perché questo riduce l'estrazione in cava del materiale, quindi riprendere il marmo da demolizione e ricostruzione con il riciclo del vetro è una grandissima opportunità di economia circolare. Quando il materiale viene prodotto, il produttore decide di doverlo smaltire, il materiale diventa rifiuto. E a rifiuto, per essere smaltito e trasportato, deve essere associato un codice CER. Il rifiuto arriva nel nostro laboratorio, vengono effettuate le analisi e in base ai risultati analitici viene definito se il rifiuto è pericoloso o no e viene attribuito il corretto codice CER. Il catalogo europeo dei rifiuti definisce una sezione dedicata per i rifiuti da operazioni di demolizione e costruzione, che è la categoria 17. Da qui abbiamo tutta una serie di rifiuti, tra cui rifiuti costituiti di cemento, vari altri tipi di materiali come plastiche, e materiali metallici, e materiali isolanti e materiali diciamo misti, tra cui abbiamo appunto cemento, mattonelle, calcestruzzo, materiali appunto isolanti come può essere lana di roccia, polistirolo, materiali appunto di coibentazione e anche materiali contenenti amianto, perché quelli si trovano tuttora. Si può utilizzare un drone per il monitoraggio, verifica delle grondaie, delle situazioni dei coperti, dei tetti, verifica dello stato di degrado di sistemi coperture in amianto, verifica con un drone, una termocamera montata sul drone, delle dispersioni termiche. Tutti i droni e tutti i SAPR sono regolamentati da ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile. I SAPR devono essere pilotati da piloti abilitati, devono sostenere un esame, devono fare la visita medica e quindi non tutti
possono acquistare un drone al supermercato, come di fatto è possibile fare, e mettersi a volare in mezzo alla gente. Questo è vietatissimo. In edilizia possiamo volare in ambienti dove non ci sono persone attorno, o dove comunque le persone attorno sono sotto il diretto controllo del pilota o operatore. Tra i corsi in partenza presso IPLE vi segnaliamo, da martedì 13 marzo 2018, formazione e aggiornamenti per la figura di addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi. Da martedì 20 marzo, formazione e addestramento ambienti confinati. Mentre, sempre da martedì 20 marzo, avrà avvio il corso Costruire in legno. Per saperne di più su corsi e seminari si può consultare il sito di IPLE www.edili.com.